Salve a tutti e bentornati su Talos 1, insieme a Prey. Io sono Unpetrackable e non avete la minima idea di quanto ho dovuto aspettare per poter ricominciare a giocare Prey. Poco dopo aver cominciato a registrare, ovvero dopo il primo episodio, mi sono ammalato fortissimo, quel tipo di influenza che ti impedisce di camminare in maniera decente, di parlare in maniera decente. Ciò mi ha costretto a non registrare più per un sacco di tempo, nonostante io fossi molto, molto curioso di andare avanti. Come dicevo, per voi neanche tanto tempo fa, abbiamo raccattato questo cannone glu. E questo cadavere ha un nome, il che è interessante. Questo cannone glu può sparare questa strana sostanza. E ciò permette di fare varie cose. Beh, questa sostanza intanto la possiamo anche poi rompere con un po' di impegno. Potremmo usare il cannone glu per creare dei passaggi, ma anche per bloccare passaggi, suppongo. Potremmo poi usarlo, ad esempio, che ne so, per bloccare i nostri nemici. Diamine. Infatti quel Mimic che abbiamo trovato poco fa era bloccato. Potrebbe essere anche importante perché suppongo che per esaminare gli nemici dovremo bloccarli. Morgan, laggiù, nella hall. Prendi la Neuromod esposta nella teca. Solitamente è finta, ma l'ho sostituita con una vera per te. Le Neuromod sono fondamentali. Non sopravvivrai se non le usi per installare nuove abilità. Ho aggiornato il tuo transcribe con l'elenco che avevi richiesto. Dai un'occhiata. Il transcribe è il nome dell'oggetto che ci permette di, insomma, raccogliere tutti i dati ed esaminarli. Dunque. Ah, quel Mimic è scomparso. Forse vuol dire che una di queste scatole è il Mimic. Oh, non... È pieno di Mimic, aiuto! Sto malissimo all'improvviso. Un inizio con stile. Come vedete in basso a sinistra abbiamo i rifornimenti. Abbiamo 4 kit medici e 7 cose da mangiare, che danno 5 punti vita. Ok, dobbiamo... Dannazione! Ok, peraltro sto giocando a difficoltà normale per più motivi. Proiettili. Ma quello principale è che questo gioco non ho idea di quanto sia difficile e non lo conosco. E soprattutto, mentre si parla, vi assicuro che non è facilissimo stare anche altrettanto attenti al gioco. Quindi ho preferito non complicarmi troppo la vita. Comunque, lì c'è la Neuromod, che suppongo sia l'oggetto che ci permette di potenziarci. Ah, e se aveste dimenticato cosa è successo nello scorso episodio, detto molto in breve... Everything is lies. Everything is lies. E di conseguenza... Cosa sta succedendo? E inoltre questo misterioso January ci sta aiutando. Non so cosa ho fatto, ma sembra averlo ucciso in maniera brutale. E qui... Se solo avessimo più forza, potremmo entrare nel bagno maschile. Vabbè, per prima cosa andiamo a raccogliere questa Neuromod. Piacerebbe esaminarla un po' da fuori, ma andiamo avanti, sono troppo curioso. La Neuromod è un'invenzione rivoluzionaria della Transtar che ti permette di apprendere nuove abilità e competenze. Va bene. Oh cielo. Questi sono tutti i potenziamenti che sarà possibile avere nel corso del gioco. Il numero... Cosa... Ah... Aia. Cioè, aia da un lato. Dall'altro invece è molto interessante. Sembra che serviranno parecchie Neuromod. Furtività interessante. Beh, dunque, io adesso passerò qualche minutino a dare un'occhiata a cosa possiamo ottenere. E tra l'altro possiamo anche aspettare a prendere potenziamenti. Necropsia è quell'abilità che abbiamo visto molto interessante.
Possiamo fabbricare i neuromod. Questa necropsia sembra essere molto importante. Tuttavia, il sollevamento sembra ancora più utile. Anche la riparazione sembra utile. Ho già visto un oggetto da riparare prima. Sapete che vi dico? Anche solo perché ho visto un oggetto già da sollevare, prenderemo sollevamento 1, che ci permette di alzare oggetti più pesanti. E inoltre ci rende anche più forti e lanciare gli oggetti danneggerà i nemici. Dai. In parte mi spiace non prendere subito hacking. Tuttavia credo che la maggior parte dei computer potrà essere usata anche senza la capacità di hacking. Bene, ci siamo ficcati un coso nell'occhio. Ah. Ti tornerà utile quando incontrerai barricate o porte non alimentate. Ora vediamo di raggiungere la lobby principale. Possibile che January avesse un sacco di frasi diverse a seconda di cosa compravamo? Sarebbe molto interessante. Ah, fontanelle, fontanelle. Recupero un pochetto di vita, eh. Vabbè, dai, andiamo avanti. Adesso, grazie a questa nuova capacità, possiamo prendere questo container. Ah, però ci mettiamo comunque un po' di tempo. Va bene. Ha davvero fatto un attimo? Cioè, sembriamo davvero potenti. Ah, ed è possibile rimettersi in tasca le armi, una cosa che mi fa molto piacere. Onestamente, finché non è necessario, io sono abituato in questi giochi a riporre l'arma. Qui però credo che sarà necessario. Questa persona è strisciata fino a qui. E poi è morta. Però il kit medico ci fa piacere. E anche un bel Gluck Assist. Ottimo. Allora. No, non possiamo bere l'acqua del water. Che delusione. Statisticamente uno di questi bagni conterrà o oggetti o un nemico. O entrambi, perché no? Va bene. Per adesso mi sto già parzialmente pentendo della mia scelta, ma sollevare gli oggetti in molti di questi giochi tende a essere particolarmente utile. Scusi, io me ne voglio andare di qui, come faccio? Ah, ok, ottimo. Quando siamo inginocchiati, possiamo arrampicarci e rimaniamo inginocchiati. Ah, possiamo anche saltare da inginocchiati. Che bellezza. E per me è molto una bellezza perché. Ci fu un tempo in cui negli sparatutto era abbastanza importante saltare e poi premere il tasto di arrampicarsi per saltare dentro dei passaggi più stretti. Ci si può arrampicare. Quindi da qui non è che posso arrivare al secondo piano quando non dovrei arrivare al secondo piano. Un istante, vediamo se. Hop! Dannazione! Non me ne frega niente, io adesso provo a saltare finché non raggiungo il secondo piano. Questo è ciò che intendevo quando ho detto che sarei stato testardo. Beh, oppure. Fatemi vedere se questa glue gun funziona bene come spero. Ok, si può salire. Quindi faccio così. Ah ah, ce l'abbiamo fatta! Che bellezza! Spero che qui ci sia qualcosa di figo. Non spero di finire in strade no dove non dovrei andare, perché rischio di mettermi in pericolo. Però, hey! Ah, sì, qui da. Noi prima eravamo al piano terra. Lì c'è anche un primo piano. Esploriamo un po' qui. Stiamo attenti a eventuali mimic. No, ah, questo è un oggetto. Pezzi di ricambio. Non so cosa sia. Un tastierino rotto. Con apertura 4. Oh, sì, qui. È, tra virgolette, necessario avere un codice. O potremmo tornarci più tardi. Però lì non c'era neanche da mettere un codice. Era semplicemente rotto, sembra, quel pannello. E qui? Ah, porta non alimentata. Questo sembra quasi un posto dove dovremmo tornare molte volte, perché
Una porta è rotta, una non è alimentata. La prossima cosa avrà... sarà indisposta? Eh? Oh, dai fiori. Oh. Ci sono elementi di Elder Scrolls qui? Perché raccogliere fiori e altre cose... Una banana solare? Una. Wow, un'arma. Beh, sono contento che abbiamo esplorato. La pistola stordente è in grado di far perdere i sensi ai bersagli umani. I Typhon sono più resistenti, ma possono essere storditi temporaneamente. E anche i robot si disabilitano, e alla fine si possono anche distruggere. Beh, questo tra virgolette è stato uno spoiler, perché credo proprio che... Non pensavo, ma anche gli umani saranno nostri nemici. Non ci speravo, onestamente. E questa porta ha un altro tastierino rotto, però basta avere Hacking 2 per aprirla. Ed è test volontari. Mi sto pentendo doppiamente. Benvenuti volontari. Yay. Mi sto, dicevo, pentendo due volte di non aver preso Hacking. Perché ci avrebbe aperto la porta per Hacking 2 e per quella porta. Comunque, vediamo se scendendo in quell'ascensore è possibile andare un altro piano. Lassù. Questa pistola elettrica sembra una batteria tristissima. Sembra quasi un'arma artigianale. Possibile che lo sia, eh. Non conosco ancora abbastanza il gioco. Wow. Ah no, si scende e basta. Va bene, credo che si possa andare avanti. Sono contentissimo di aver esplorato. Quindi questo fiore qui è anche... Sì. Mi chiedo a cosa serviranno i fiori. Ci sarà... Ah, sono abbastanza sicuro che ci saranno capacità di crafting. E io negli Elder Scrolls mi divertivo sempre un sacco ad andare in giro a raccogliere fiori e uccidere animali per poi usarli come oggetto. Ah, va bene. Andiamo alla lobby. Sì, direi che sono decisamente pronto a scoprire il mondo reale, qualunque cosa essa sia. No, speravo di poter staccare i termosifoni. Quella è la Terra. Sono curioso, non poco. Ah, si rompe la scatola. Caruccio questo posto, molto alto. Quanti sono ascensori? Cosa succede? Ecco, lì il soldato sta facendo la conoscenza della dottoressa Polito. Attento, devi raggiungere il tuo ufficio. Ho aggiornato la tua mappa, c'è un video che devi vedere. So che hai parecchie domande. E come se ne ho di domande. Bene, Talos primo è esplorabile liberamente. Dalla lobby puoi raggiungere le altre parti della stazione tramite porte, stagni e ascensori. Accidenti! Era così? Quindi mi pare di capire che questo luogo sarà in pratica la nostra base. Sarà l'equivalente, diciamo, di Firelink Shrine in Dark Souls, cioè un luogo dove torniamo a riposarci e che è collegato un po' al resto di questa base spaziale. Ed è pieno di bucce di limone. Molto bello, mi piace come approccio. È ancora diverso da System Shock. Perché System Shock era libero, ma non aveva un luogo che fosse sempre comunque la tua base. Insomma, aveva delle zone un po' sicure, magari con stazioni di potenziamento, oggetti, negozi. Guantoni da baseball. La direzione ha dichiarato lo stato di allerta. Tutto il personale deve raggiungere i punti di raduno e attendere ulteriori istruzioni. Ah, qui ti danno un obiettivo molto chiaro. Una cosa che da un lato mi piace. Ma mi piace che ci sia. Mamma mia. Ma beccate questo. È questo. Dicevo, da un lato mi piace perché in fondo siamo nel presente. Quanti sono? E. È difficile far uscire un gioco al giorno d'oggi che non ti guidi almeno un po'.
Boom. Mi sarebbe piaciuto. Sto benissimo. Dicevo, mi sarebbe piaciuto che Prey non ti guidasse molto. Ma in realtà, dato anche che sto registrando e che quindi non potrò concentrarmi al 100% sul gioco, sono contento che sia un'opzione. E inoltre, guardate che meraviglia. Credo di aver capito come meglio usare il cibo, perché pensavo che il cibo fosse semplicemente una cura di bassa qualità. Recupera 5 punti ferita, mentre i kit medici, anche adesso che non siamo degli espertoni, ne recuperano 30. Ma in realtà il cibo ci mette in status cibo, vedete quello in basso a sinistra. E dopo quei... Dannazione, speravo si potesse rompere. Dopo quei 5 punti ferita iniziali che ci guarisce, va avanti ancora parecchio. È un sistema che mi piace, perché le cure in System Shock 2 funzionavano che le usi e poi piano, piano, pianino... Questo? Va bene. Dicevo, e poi piano pianino ti curavano di un numero di punti predefinito. Qui invece, quando non stiamo combattendo, sarà sempre una buona idea mangiare qualcosina per tenere la salute in alto. E non fare come ho fatto io finora, cioè, oh no, sono in pericolo, mangio 5 pacchetti di patatine e cerco di cavarmela. In combattimento conviene usare i kit medici, mentre fuori dal combattimento conviene essere costantemente riforniti di cibo. Mi piace, e come mi fa pensare vagamente a Dark Souls 2. In Dark Souls c'è il sistema delle Estus, ovvero delle cure che si ripristinano ogni volta che ti riposi. In Dark Souls 2 hanno aggiunto le gemme vitali, oggetti che curano lentamente e che erano pensati per essere usati fuori dal combattimento. Il problema è che ce n'erano un po' troppi. E ciò ha causato uno sbilanciamento nelle quantità di cure che un Souls dovrebbe avere. La gente ha cominciato giustamente ad andare in giro sempre con 100 gemme vitali e in ogni caso usarle anche in combattimento, tanto funzionano lo stesso. Comunque abbiamo finito il cibo, quindi non dobbiamo più preoccuparcene. Questo foglietto... Va bene, ancora non so se quella è una cosa che metterò in fondo. Hanno creato ascensori spaziali, il che vuol dire, a tutti gli effetti, credo, ascensori che partono dalla Terra e raggiungono basi spaziali. Non è roba da poco. Tra l'altro sono davvero stato così scranzato e sono entrato prima nel bagno delle femmine. Niente male, Unpetrackable, sei veramente un giocatore di Deus Ex. O Deus Ex, perché deriva dal latino Deus Ex. Fatemi dare un attimo un'occhiata al mio inventario, Mi sto riempiendo di fuffa. Ok, ci sono le nostre armi che occupano spazio. Ah. Lo spumante ripristina la salute e cura la paura. Questo mi dà da pensare. Abbiamo già colpi per il fucile a pompa e poi oggetti che non servono a niente. Fiori appassiti, banane, cioè bucce di banane, bucce di limone, guantoni da baseball. Tuttavia, credo che sarà possibile, tra virgolette, rompere questi oggetti per ottenerne materiali, utilizzabili poi per il crafting. Oh, cibo, cibo. Dato che siamo a 90, non starei a mangiare più di così. Qui ci sono un sacco di appassionati di sigari, comunque. Una cosa che non mi sarei aspettato nel futuro su una base spaziale. Una torretta. Scansione bersaglio, materiale Typhoon non rilevato. Ah, ottimo, è una torretta che combatte solo i Typhoon. Eccola, eccolo qui. E pare molto funzionale. Peraltro, noi possiamo trasportarla. No, non possiamo. Ah, sì, ok. Urca, che figo. E la tiene anche sempre puntata in avanti. Il che vuol dire... Ah, ma è fighissimo. Queste sono torrette in scatole, in poche parole. Possiamo trasportarle per mettere dove vogliamo. E in realtà non possiamo fare nient'altro. Però è bello lo stesso. Mi piace.
e suppongo che possiamo spostarle anche senza il potenziamento che abbiamo acquistato. Cosa che un po' mi dispiace, per certi versi. Oh no! L'ascensore non funziona! Ma che sorpresa! Un gioco tipo Shock dove l'ascensore non funziona. Spostarsi sarà un problema. L'ascensore principale non funziona. Il sistema non indica problema. È che il codice diagnostico cambia ogni mia richiesta. Se trovo una soluzione ti faccio sapere. Spara torretta, datti da fare! Comunque veramente un classico. Questa non la conto come mancanza di originalità, io la conto come omaggio alla grande storia della serie Shock. Perché non esiste un buon gioco della serie Shock con un ascensore funzionante. E in System Shock 2, anche una volta che lo si faceva funzionare, si bloccava di nuovo. Senza fare grossi spoiler a chi magari non ha giocato System Shock 2. Il mio consiglio è comunque di giocarlo. O meglio, giocatelo se volete indagare un po' sulla storia del genere, perché è un momento seminale nella storia del videogioco. Del videogioco in generale, quindi se siete appassionati dovreste giocare System Shock 2. E poi ormai con le mod che sono presenti per quel gioco potete avere persino una grafica molto molto migliore di quella che ho avuto io ai tempi che furono. Bam! Ah no, il vetro non c'era già. Ah, questo casco è come il nostro. Programma Axiom. Ancora non conosciamo. Ah, il primo Neuromod. Dicevo, non conosciamo ancora bene la storia di questo mondo. Ma suppongo che scopriremo parecchio. E questa è la base spaziale. Noi penso che siamo in basso. Suppongo che questo qui sia l'osservatorio, insomma, quel finestrone che abbiamo visto prima. Che fascino. 1963. Questo pezzo, sapete che vi dico? Lo metto al fondo. Una trattativa segreta tra russi e americani. Va bene, quindi tutto ciò esiste da molto poco. Lui è il presidente. Presidente Kennedy. Morto nel 2031. Chissà se il presidente Kennedy vero. Oh, che bello, una Neuromod. Quindi le possiamo anche trovare in giro così. Dobbiamo veramente guardarci attorno come si deve. Dicevo, mi chiedo se il presidente Kennedy sia a conoscenza di questa, se vogliamo, previsione da parte di Arkane Studios. Sarebbe abbastanza divertente se scoprisse in anticipo la sua data di morte. E sarà ancora più divertente quando arriverà il 2031 e scopriremo se all'Arkane ci hanno azzeccato o meno. Scansione bersaglio malverato. Io questa me la porto in giro, ma siamo pazzi. Non ci siamo ancora entrati qua dentro, vero? No. E manco a dirlo. Porta chiusa. Ah, peraltro forse ci avete fatto caso. Mentre stavo osservando quegli schermi ascoltando, ho scoperto che abbiamo già uno zoom. In pratica un binocolo. Non è un vero binocolo, suppongo che sia una modifica che abbiamo ai nostri occhi. Qualcosa mi dice che quello è un Mimic. Quindi attivati un po' e vediamo se gli spara. No, di base no. Server offline, cosa vuol dire? E vediamo anche se le nostre capacità da potente uomo duro. Ho sbagliato tasto. Aha! Va bene, quando i Mimic sono trasformati, non è possibile fregarli. Cioè, la torretta non li batte. Ok, torretta. Si torna al lavoro. Purtroppo non posso correre quando la tengo in mano, ma mi sembra una cosa talmente utile che credo che la porterò fino alla fine dei tempi con me. Ah, oh, ce n'è un'altra, ma che bellezza. Sapete cosa comincio a pensare? Non mi stupirei. Buongiorno,
Thomas. Il dottor Cole, il nostro psicologo, incoraggia chiunque manifesti sintomi di disturbo del sonno, stress cronico o ansia a fissare un appuntamento presso il centro traumi. Comincio a pensare che questa lobby dovremmo anche difenderla ogni tanto. Perché mi sembra strano che ci siano così tante torrette in giro. Più che altro torrette riposizionabili. Ma quanto sono contento di aver piazzato queste torrette in giro. Mi sento molto intelligente. Ecco, una cosa che questi giochi fanno molto bene è farti sentire intelligente. Ah, la tessera del centro traumi, ottimo. Qualche altro oggettino qui. No, che sono bottiglie normali. Un foglio vuoto, ok, ok. Per adesso non uso ancora la neuromod che abbiamo trovato, potrebbe essere utile più avanti. Atteggiamento dei volontari. Signora Goodwin, avrò bisogno di altro supporto. I volontari sono irrequieti, più del solito. Cosa vuoi, January? Sì, sì, oh! È arrivato il mio codice. Che meraviglia. Ah. C'è lo 0451, ne ero sicuro al 100% fin da quando è cominciato il gioco. Ne ero sicuro da prima in realtà, ma mi fa piacere. Comunque, mia gioia a parte, abbiamo anche un altro codice, 1761, ricordiamocelo. Igwe è arrivato, tranquillo e composto. Ha stretto la mano di Leitner come se avesse paura di spezzargliela. Gli ha chiesto di autografare un disco che aveva con sé. Fortunatamente, Leitner ne è sembrato lusingato. Abbiamo cercato di metterlo a suo agio. La sua condizione non gli ha impedito di chiedere una sigaretta. Aveva spasmi alle dita. Peccato, visto il suo talento. Non mi stupisce che abbia richiesto una scansione. Beh, mi pare abbastanza evidente che è possibile rimanere contaminati da questi alieni. O da qualcos'altro. Dai meni? E un sintomo è... insonnia. Beh, noi però all'inizio dormivamo, E non si è più saputo niente della possibile visita di questo Gustav. Il che mi fa pensare che... O ha fatto la visita e non è successo niente, oppure potrebbe non aver mai preso quella visita. Ah, 0, 0, 4, 5, 1, oh. È carino il nostro ufficio. Bentornato. Questa è stata la tua casa negli ultimi 3 anni. Il video dovrebbe essere sul tuo computer. Dunque, qui potremmo trovare il video che Genori vuole che vediamo. Tuttavia, vederlo mi sembra un ottimo inizio. Per un prossimo episodio. Grazie ai kit balistici possiamo anche potenziare le nostre armi. Interessante. Quindi, ad esempio, questo è un kit balistico. Possiamo potenziare qualunque delle nostre armi. Sì, sì. Non quello. Tuttavia, se volessimo potremmo anche potenziare la nostra pistola stordente. Tutto si fa già molto interessante. Dunque, dato che il cannone glu è un'arma che comunque mi affascina, useremo questo kit balistico come ci hanno chiesto. Tuttavia... ah, ecco. Possiamo anche capire cosa potenziare e quanto potenzia. Ma non conto di usarlo molto per immobilizzare i nemici. Maneggevolezza? Già più interessante. Portata ancora più interessante. In realtà non ha molto che mi interessi. Qui invece... questo è già più interessante. Ma per adesso teniamocelo. Onestamente, ho visto già oltre un vetro una pistola. Una pistola vera. 3 neuromod. Wow. Ok. Dicevo. Sono abbastanza sicuro che presto avremo anche una normalissima pistola. Quante chiavi magnetiche? E di conseguenza ha l'aria di essere la classica cosa molto utile per quanto un po' noiosa.
E soprattutto di avere potenziamenti più belli. Ah! Questo è il riciclatore, che trasformerà gli oggetti in qualcosa di utile. Gli oggetti non necessari possono diventare materiale organico, minerale, sintetico ed esotico per creare nuovi oggetti. Qualunque cosa che troviamo può essere trasformata in materiale di base. Per questo che possiamo raccogliere questi oggetti inutili come bucce di banana, bucce di limone, guantoni da baseball, perché poi andiamo qui. Ah, ecco, tenendo premuto un tasto possiamo trasferire direttamente tutto l'inutile. Ottimo! Qui possiamo vedere quanta roba otteniamo e poi riciclare. Che bellezza! E questo occupa spazio nell'inventario. Comunque occupa spazio nell'inventario, ma almeno un solo slot. No! Con la banana ha fatto un budino! Oppure abbiamo trovato prima un budino. Ma che meraviglia! Comunque va bene. Il riciclatore, peraltro, esisteva già in System Shock 2, ma era un po' diverso. Oh, sì! Oh. Peraltro, io questo gioco l'ho comprato dopo il Day One. Cos'è questo? Va bene, suppongo sia un potenziamento. Chip per la tuta, quindi potremmo anche potenziare la tuta in vari modi. Wow, questo gioco sembra ancora più complesso e interessante di quanto avevo pensato all'inizio. Dicevo. In realtà, potenziale al fucile, altro che. C'è ancora tanto da leggere, scusate. Niente che non avessi già capito. Io ho comprato il gioco dopo il Day One. Non l'ho preordinato. Però per qualche motivo, quando l'ho fatto partire la prima volta, mi è arrivato il messaggio come se avessi ottenuto i bonus del pre-order. Mi sembra che tra i bonus ci fosse un fucile, che potrebbe essere proprio questo. Che se notate sembra un fucile, cioè, è un po' troppo bello per essere un fucile di base. Comunque, facciamo un po' gli sciocchi. E poi ci salutiamo. Op! Arrampicati, bravo. Perché da qui vedo che possiamo andare da quest'altra parte. E mi chiedo se qui dovremmo poterci già arrivare. Comincio a pensare che è meglio se non andiamo ancora in là. Uno spettro ha detto, sempre pensato che non fossimo soli nell'universo. Sarà interessante esplorare questo posto un'altra volta. Vai Morgan! Mi sta piacendo un sacco sto gioco. Tuttavia, credo che dobbiamo salutarci qui. Io come sempre sono Impetrackable e ci vediamo nel futuro. La ricerca noetica, come tutte le idee più audaci, è stata denigrata dalla comunità scientifica. Gli scettici rifiutano l'idea dal momento che viola l'opinione comune e le leggi della scienza. Inoltre, gli scettici ammettono con riluttanza che l'idea potrebbe essere attuabile in determinate circostanze, ma che la sua fattibilità è ancora lontana dal reale. Infine, l'idea attira l'attenzione dei ricercatori più in vista e del grande pubblico. Gli stessi scettici che prima la ripudiavano, ora dicono che l'idea è stata loro. Estratto dall'articolo Una scala per il paradiso della dottoressa Angelina M. Allen. L'esclusiva degli Stati Uniti sul primo ascensore spaziale operante, la Torre Bianca, ha permesso alla superpotenza di controllare quasi tutte le attività e il commercio orbitale, niente male. Ora il resto del mondo sta recuperando il tempo perduto. L'Unione Mondiale dell'Industria Spaziale, UMIS, potrebbe essere importante ricordarcelo, ha calcolato che usando l'ascensore esistente per supportare la costruzione di un secondo ascensore spaziale, i costi di costruzione sarebbero pari a un quarto di quelli dell'originale. Comprensibilmente, gli Stati Uniti si sono rifiutati di partecipare alla costruzione di una struttura più economica che avvantaggerebbe i concorrenti.
I portavoce della Torre Bianca asseriscono che i considerevoli rischi assunti per la costruzione della struttura originale giustificano la salvaguardia di un vantaggio economico. Nel frattempo, la UMIS sta acquisendo i siti ideali per futuri ascensori spaziali. Si tratta essenzialmente di occupazione abusiva nell'era spaziale. 1963. In piena guerra fredda, una trattativa segreta tra russi e americani culmina con la costruzione congiunta di una struttura di ricerca chiamata Kletka. Kletka, che in russo significa gabbia, forma lo scheletro e i sistemi di emergenza di quella che in futuro diventerà Talos One. 1964. Dopo il tentato assassinio di Kennedy e il ritiro di Khrushchev, gli Stati Uniti acquistano i diritti per usare Kletka come impianto di test. Questo periodo, noto come Progetto Assioma, porta a importanti progressi nell'ambito dei nuovi materiali e a fondamenti bioscientifici cruciali per l'alterazione neurale. 1980-1994. Gli sviluppi geopolitici comportano una temporanea interruzione del progetto Assioma. Dopo lo sfortunato incidente di Pobeg, in cui due ricercatori perdono la vita, la struttura Kletka viene smantellata e ripulita. 2025. Viene fondato il consiglio direttivo della Transtar. La Transtar acquista e privatizza la struttura Kletka investendo su misure di sicurezza e innovazioni tecnologiche. 2030. Talos One diventa pienamente operativa, un monumento all'industria spaziale privata. Viene creata la prima Neuromod, in grado di potenziare il corpo e la mente di un essere umano.